Ciao a tutti! Oggi prepareremo il Danubio pan di stelle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manidoba, uovo, latte, zucchero a velo, burro, zucchero, cacao amaro, aroma di brioche oppure aroma di vaniglia, lievito di birra, sale e crema pan di stelle. E per spennellare, tuorlo e latte. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero e il lievito. E azioniamo il bimby per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina lo zucchero a velo l'uovo il burro il sale e l'aroma di brioche ed azioniamo il bimby per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, dividerlo in due parti uguali. Adesso aggiungiamo il cacao nell'altra parte d'impasto e facciamo impastare per 2 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola. Copriamo i due impasti con pellicola trasparente e riponiamoli in forno spento per almeno un'ora. L'impasto è ben lievitato, dividiamo ogni impasto in 8 parti uguali. Dopo aver diviso i nostri impasti, adesso li andremo a farcire con la crema pan di stelle. Creiamo un incavo. Chiudiamo bene e continuiamo così per tutto il resto dell'impasto. E posizioniamoli su una teglia rivestita con carta da forno con apertura a cerniera imburrata ai laterali. Lasciamo lievitare in forno spento per almeno un'ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il Danubio che è ben lievitato. Adesso andremo a spennellare col tuorlo d'uovo e un po' di latte. Decoriamo con stelline di zucchero. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-30 minuti circa. Il Danubio è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuovere dalla teglia.
Danubio pandistelle. Grazie e alla prossima ricetta!